Buongiorno e benvenuti ad Ecco tua madre. Amici miei, in Gesù e Maria, Papa Francesco ha ripetutamente detto che un cristiano senza Maria è un orfano. Ma che cosa intende quando dice questo? Intende dire ancora una volta che dalla croce Gesù ci diede in regalo sua madre, così che potesse essere anche la nostra madre. Dio Padre voleva che avessimo sia un Padre celeste, Lui stesso, che una madre celeste. Adesso, ovviamente, Maria non è Dio. Maria è una creatura. Ma Gesù, che è Dio, il grande Dio uomo, ci diede sua madre, perché voleva che noi avessimo la protezione, l'intimità e il coraggio che vengono dall'amore di una madre. Ero recentemente ad Amsterdam e un uomo con cui stavo parlando mi disse: «Sono così felice di incontrare Maria, perché la mia madre biologica morì poco tempo fa e mi sentii così solo. Ma adesso so che Gesù mi ha dato qualcuno che la potesse sostituire in un modo positivo». Ovviamente, amici miei, Maria è un regalo che non si sostituisce a nostra madre, ma ci dà una consolazione soprannaturale. Ci ricorda che non siamo mai da soli ed è per questo che Papa Francesco, con l'espressione che un cristiano senza Maria è un orfano, sta provando a dire che è così importante che tutti noi accettiamo il regalo personale che Gesù ci fece dalla croce. Pensate che questo fu l'ultimo regalo che Gesù fece mentre era sulla croce. Questo ci indica quanto sia importante vedere Maria come la nostra madre. Questo è quanto è prezioso e mostra quanto fu caro il prezzo pagato affinché avessimo Maria come nostra madre. Quindi Papa Francesco sta provando a dirci: accettate questo regalo. Tutti i cristiani e tutti gli uomini, accettate Maria come una madre. È interessante vedere che tanti fratelli e sorelle musulmani abbiano un grande rispetto per Maria e molti di essi fanno pellegrinaggi a santuari come Fatima, perché in qualche modo riconoscono il bisogno di una madre. E quindi, se questo bisogno vale sia per i cristiani e che anche per i non cristiani, è così importante che noi, in quanto cattolici, possiamo avere un rinnovato amore per Maria, un rinnovato rispetto per Maria. Ed è anche importante che noi partecipiamo nella nuova evangelizzazione per parlare di Maria ai nostri amici protestanti, ai nostri amici che forse non hanno alcuna fede. Guardate che cosa è successo a Guadalupe, quando Maria apparve e nel giro di 7 anni 8 milioni di nativi americani divennero cattolici. Quest'amore per Maria è un'area che il grande autore ed arcivescovo Fulton Sheen descrisse come un'area che abbiamo in unione con gli islamici. Ma accertiamoci che il nostro amore per Maria sia pieno, generoso e completo. Come possiamo fare questo? Pregando quotidianamente il rosario. Credo che forse nel passato pregare il rosario fosse una cosa bella da fare. Adesso penso sia una sorta di necessità e una protezione necessaria di cui abbiamo bisogno per le nostre famiglie. Le famiglie devono riunirsi in quanto famiglia e pregare il rosario assieme. San Giovanni Paolo II disse: quando una famiglia si riunisce e prega nel rosario, iniziano ancora una volta a comunicare, a vedersi ancora negli occhi. E oggi ci sono così tante forme di social media che di per sé non sono un male, ma possono diventare una distrazione per le attività comuni in famiglia. Dunque, se siete riuniti insieme per una cena o per un pasto, pregate anche un rosario assieme. Se hai smesso di pregare il rosario in famiglia, inizia di nuovo. Dagli una nuova possibilità vedendolo come una forma e una fonte di grazia, unita ad un vero regalo, un assaggio del paradiso che avviene quando preghiamo il rosario assieme. Aggiungerei anche questo: dire il rosario in famiglia è così importante per il perdono, per la riconciliazione. È possibile pregare un intero rosario in famiglia e tenere ancora astio verso un altro membro della famiglia? È possibile, ma è anche molto difficile. Il rosario ammorbidisce il nostro cuore, permette che una nuova pace entri in famiglia. Ed è qui dove la mamma... No.
Ed è qui dove la Madonna vuole venire e visitare te e la tua famiglia. Quindi non restiamo orfani. Accettiamo Maria come nostra madre. Preghiamo il rosario ed in particolare preghiamo il rosario in famiglia, così che potremmo avere ancora una volta un'unità ed una grazia. E come San Giovanni Paolo II dice, un po' di Nazareth nella nostra casa. Grazie per essere stati con noi, ad Ecco tua madre. Cerchiamo sempre di obbedire alle parole di Gesù, profetiche dalla croce, che ci chiedono di accogliere nel nostro cuore nostra madre, tramite l'intercessione e l'unione del grande Padre Pio. Che Dio vi benedica.